Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi dei famosi poltergeist di Sudi Shells, dei fenomeni paranormali davvero terrificanti che coinvolsero un'intera famiglia. Ma prima di cominciare ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, tempestate di like a questo video, commentate tantissimo e attivate tutte le campanelline. Ma partiamo subito ragazzi, perché questa storia è veramente da pelle d'oca. I'm hearing stuff in the kitchen, in the bedroom. I don't know what to do. Oh my God, the water just turned on. I'll call you right back. My God, go away. Leave us alone. Oh my God. Tutto ebbe inizio nell'estate del 2006, quando Mark e Marian iniziarono a notare degli strani fenomeni in casa loro. La loro abitazione era situata in una zona residenziale molto tranquilla e fino a quel momento era stato un luogo tranquillo, privo di qualsiasi evento che faccia pensare a qualcosa di paranormale. Le prime manifestazioni anomale però si presentarono, diciamo, in un modo piuttosto banale, come ad esempio piccoli rumori, oggetti che sparivano e riapparivano in posti insoliti e porte che si aprivano e si chiudevano da sole. Tuttavia, col passare delle settimane però, questa situazione degenerò in un modo drastico. Qui partiamo con il primo fenomeno davvero strano, perché Marian una mattina si svegliò trovando i giocattoli di suo figlio, tra l'altro di soli 3 anni, disposti perfettamente in fila come se qualcuno ci avesse giocato. Inizialmente Marian attribuì questo episodio al fatto che avrebbe potuto suo figlio stesso proprio metterlo in quella posizione, ma eventi simili continuavano a ripetersi più e più volte, ma soprattutto i giocattoli del figlio, che ogni volta venivano ritrovati in posizioni davvero inquietanti, in posti sempre più strani. Questi eventi purtroppo non si fermarono qui, continuarono ad aumentare sempre di più fino ad arrivare a episodi di violenza e terrore puro. I mobili della casa cominciarono a muoversi da soli, sedie e tavoli si spostavano senza che nessuno li toccasse e addirittura a volte si ribaltavano. Ma ragazzi, tenetevi forte, perché dovete sapere che anche gli oggetti venivano scaraventati contro il muro con una violenza inaudita e per di più si udivano fortissimi colpi spiegabili, come se ci fosse uno che praticamente sta lavorando col martello pneumatico in casa, ragazzi. Ma uno degli episodi più inquietanti avvenne quando la coppia trovò dei coltelli da cucina conficcati nei cuscini del divano. E la cosa più spaventosa, ragazzi, è che nessuno aveva visto come fossero finiti lì quei coltelli. Gli oggetti si muovevano non in modo
così solo per dare fastidio, ma sembravano muoversi proprio con un'intenzione malvagia. Ciò che rese il caso dei fenomeni poltergeist di Sudsheld così terrificanti furono delle manifestazioni fisiche rivolte a tutta la famiglia. Infatti Mark in particolar modo subì dei violenti attacchi fisici. Infatti in diverse occasioni si svegliò con dei graffi e dei morsi su tutto il corpo. Pensate ragazzi che una volta vide delle ombre muoversi per tutta la casa e fu improvvisamente colpito da un oggetto lanciato con forza da una stanza vuota dove non c'era nessuno. E qui le cose ragazzi vanno a intensificarsi ancora di più, perché una volta Mary Ann ha trovato una serie di messaggi minacciosi che sono apparsi improvvisamente su lavagnette e fogli di carta come se fossero scritti da una mano invisibile. Ma qui non si parla di messaggetti così ragazzi, ma si parla davvero di messaggi inquietanti, come ad esempio: mamma, uccideremo tuo figlio, oppure morirai oggi. Ebbene ragazzi, tutti questi messaggi comparivano gradualmente, sempre con più frequenza, su tutta la casa. E non solo, ma anche ovviamente aumentando tutto questo terrore vissuto ormai da un po' di tempo da questa famiglia. Questa entità pensate che era addirittura in grado di influenzare anche apparecchiature elettroniche come i cellulari e i televisori. Ma ragazzi fermi, perché qua voglio dirvi qualcosa in particolare del cellulare. Perché Mark iniziò a ricevere sul suo telefono dei messaggi inquietanti. Ma la cosa più inquietante sapete qual è? E che contenevano minacce, insulti e soprattutto sembravano provenire proprio per mano da questa entità. Anche il televisore si accendeva e si spegneva da solo e la famiglia affermò di aver visto anche lì messaggi strani e ombre che apparivano e scomparivano su tutti gli schermi contemporaneamente. La combinazione di manifestazioni fisiche, messaggi minatori e il coinvolgimento della tecnologia rese ovviamente l'atmosfera in casa insostenibile, spingendo la famiglia a chiedere aiuto immediatamente. A questo punto la famiglia non ha avuto altra scelta che contattare due investigatori del paranormale. Queste persone si chiamano Mike Halloween e Darren Ritson. Ovviamente si diedero subito da fare e iniziarono a cercare qualcosa che potesse rispondere alle loro domande. Cosa c'è in questa casa e soprattutto che cosa vuole? Durante la loro indagine, infatti, anche questi due investigatori affermarono di aver assistito personalmente a fenomeni davvero inspiegabili, come ad esempio oggetti che volavano da una parte all'altra della stanza, sedie e mobili che effettivamente si spostavano da soli. Ma la cosa più inquietante, raga, sta per arrivare ora, perché sentite che cosa hanno visto. Queste due persone hanno visto un essere oscuro quasi materializzato che si aggirava per tutta la casa. Ovviamente gli investigatori documentarono tutto sia con fotografie che con video e pensate che scrissero anche un libro a riguardo intitolato The Sudsheld Poltergeist, One Family's Fight Against an Invisible Intruder. In questo libro infatti riportarono dettagliatamente le loro esperienze e tutti i fenomeni poltergeist da loro rilevati e documentati. Ragazzi, se siete arrivati fin qui però vuol dire che questo video vi piace, quindi mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di commentare e di attivare tutte le campanelline.
Ma adesso andiamo avanti perché la cosa bella deve ancora arrivare, perché una delle testimonianze più terrificanti fornita sempre dagli investigatori è la comparsa di un'entità volante. In diverse occasioni, infatti, sia la famiglia che gli investigatori affermarono di aver visto una figura di sembianze umanoide che, appunto, come vi ho detto prima, girava per tutta la casa. Ma la cosa più inquietante è che questo spirito sembrava essere concentrato per la maggior parte sulla camera del loro figlio, appunto, di soli 3 anni. Robert, infatti, perché così si chiamava il loro figlio, anche lui ad un certo punto ha cominciato a comportarsi in una maniera strana, in una maniera, diciamo, piuttosto anomala, dicendo, sapete cosa? Che il mostro veniva a trovarlo di notte. La situazione però raggiunse il culmine quando i giocattoli del piccolo continuarono ovviamente a muoversi da soli, ma in un comportamento davvero anomalo, ma soprattutto con comportamenti davvero inquietanti. Pensate che addirittura un orsacchiotto fu trovato legato alla sedia del piccolo con una corda intorno al collo come se fosse stato impiccato. Ragazzi, dopo mesi e mesi di svariato terrore, grazie al cielo questi fenomeni paranormali piano piano, gradualmente, iniziarono a scemare, fino praticamente a scomparire del tutto. Non è mai stato dato alcun motivo chiaro di questa cessazione improvvisa, così senza alcun motivo apparente. Sia gli investigatori che la famiglia hanno supposto che questo spirito o questi spiriti, dopo aver tormentato loro per tutti questi mesi, se ne fosse semplicemente andato come se nulla fosse. Come è arrivato, se n'è andato. Ma nonostante la cessazione di tutti questi fenomeni, il caso dei poltergeist di South Shield rimane uno dei fenomeni più dibattuti nel mondo del paranormale. Ovviamente gli scettici, per forza, affermarono che la famiglia aveva in realtà esagerato con tutti questi fenomeni o addirittura inventato gli eventi. Ma fortunatamente chi non ha le fette di salame sugli occhi e che crede in tutto ciò che non è visibile a occhio umano, quindi non è sotto forma di materia, potrebbe esistere davvero. E questa potrebbe essere infatti una delle reali prove di fenomeni paranormali. Questo caso ha avuto un grandissimo impatto mediatico nel mondo della parapsicologia ed è diventato oggetto di studi, documentari televisivi e articoli su riviste specializzate. Molti lo considerano come una delle manifestazioni paranormali migliori dei tempi moderni, con prove fotografiche e video a testimonianza. Questa storia, infatti, rappresenta uno dei casi più enigmatici e sconvolgenti di tutta la storia. Mentre la famiglia, finito tutto, ovviamente cercava di trovare pace, questa esperienza ovviamente li ha lasciati profondamente segnati. Ragazzi, anche per oggi, ma solo per oggi, questo mio video termina qua. Io vi auguro un buon weekend e mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate tantissimo e attivate tutte le campanelline. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!